Questa è una storia terribile, oltre ogni possibile immaginazione, una vita spezzata a 17 anni. Questa è l'età di Michelle Maria, è stata ritrovata senza vita in un sacco nero, abbandonata in un carrello della spesa vicino ai cassoni dei rifiuti. Siamo a Primavale, alla periferia ovest di Roma, è successo ieri attorno alle 15 e lungo la strada fino alle scale, fino alla porta di casa, la scia di sangue conduce direttamente dove viveva con i genitori l'assassino, questo ragazzo coetaneo, la famiglia dello Sri Lanka, lui è nato in Italia. Barbara Di Palma, per un flash subito, perché c'è una notizia dell'ultima ora da te in diretta, perché è stata trovata l'arma del delitto. Sì, Alberto, tu hai parlato di 5-6 colpi di coltello. La povera Michelle è stata assassinata con un coltello da cucina che è stato rinvenuto all'interno della casa. Questo invece è il luogo dove è stato ritrovato il suo corpo, qui dove c'è questo cancello e dove ci sono tantissimi fiori che tutti i suoi amici portano continuamente. È una comunità di ragazzini sconvolta, scioccati, ancora non riescono a rendersi conto di quello che è successo alla loro amica. Io non posso mostrarteli, ma sono tutti quanti qui alla mia sinistra. Sono qui, vengono a portare un pensiero alla loro amica. È chiaro che c'è molto dolore, molta incredulità, i compagni di scuola, l'istituto dove lei studiava, i familiari. La cosa che colpisce è la modalità, è come è stata uccisa, come è stato abbandonato il corpo, e questa scia di sangue che porta a casa di questo ragazzo. Quando lo hanno fermato e lo hanno interrogato per tutta la notte, aveva ancora le scarpe sporche del sangue di Michelle. Sara Berta. Uccisa, chiusa in un sacchetto della spazzatura e caricata su un carrello della spesa. Aveva 17 anni e non ne festeggerà più altri, Michelle Maria. Frequentava il liceo psicopedagogico a poca distanza da via Stefano Borgia, quartiere Primavalle, Roma Ovest, dove è stato ritrovato il suo corpo senza vita. Il suo presunto assassino alla stessa età è un ragazzo cingalese che abita con la madre a 350 metri, ma la donna non sarebbe stata in casa. Ieri, intorno alle 15.30, un inquilino del suo palazzo ha incontrato il giovane nell'ingresso. Un grande sacco pieno di sangue ostacolava l'uscita e aveva imbrattato le scale. Lui gli aveva spiegato che conteneva del pesce. Fuori c'era un carrello della spesa. Con quello il ragazzo ha poi trasportato il corpo senza vita di Michelle fino ai cassonetti dell'immondizia. Insospettito, il vicino ha chiamato la polizia. Sì, quell'adolescente oggi in stato d'arresto per l'omicidio di Michelle Maria l'avrebbe portata così da casa sua fino ai bidoni della spazzatura in un carrello della spesa. L'ha parcheggiato lì ed è andato via proprio come se avesse lasciato un sacco di rifiuti. Quando sono scesa che ho riaperto il negozio, verso un quarto di cinque c'è stato questo carrello praticamente. C'era un telo dentro colorato e sopra un sacco della mondezza nero. Una scena che ha suscitato l'interesse di diversi testimoni che hanno notato quel fardello troppo grande per essere un comune rifiuto. Presagendo con orrore che potesse trattarsi di qualcosa di inquietante, hanno anche notato che quel sacco abbandonato senza pietas aveva lasciato tracce di sangue lungo il tragitto. Molte le segnalazioni di cittadini preoccupati. Ho avvisato l'amministratore, questo è un condominio veramente tranquillo, tutto potevo pensare a meno che poteva accadere una cosa del genere. La polizia è intervenuta tempestivamente e ha seguito proprio quelle tracce. Sono arrivati a lui, ad un coetaneo di Michelle Maria, a quel diciassettenne che l'avrebbe uccisa a coltellate molte ore prima, forse addirittura da qualche giorno. Sarà l'autopsia a stabilirlo. Quando è stato arrestato, il giovane aveva le scarpe ancora sporche di sangue. Avrebbe colpito Michelle con 5-6 fendenti. La ragazza ha tentato invano di difendersi. La cosa che colpisce, che fa male e che ci lascia senza parole, come diceva Sara Berta, è la totale assenza di qualsiasi forma di pietà nei confronti di questa ragazza che ha la medesima età dell'assassino. La prima tornata lì in diretta, bentornata Roberta Bruzzone. È davvero una storia dolorosa e assurda, incredibile. Ci spingiamo sempre da raccontare. Sempre oltre, eh? Ogni è volta sempre, pensiamo ecco, che sia un confine noi, e invece no. Esatto, quando abbiamo raccontato la vicenda di Giulia, abbiamo purtroppo dovuto documentare dei fatti di cronaca fuori da qualsiasi immaginazione, quella di oggi è al di là. Perché devo dirti, Roberta, che non soltanto la violenza, le coltellate, l'utilizzo di un
coltello da cucina, ma poi la modalità con cui lui l'abbandona, la mette sul carrello, questa striscia di sangue, che cosa ci dice la ricostruzione di quello che stiamo raccontando? Beh, abbiamo a che fare sicuramente con un altro soggetto non molto distante da Impagnatiello, eh? Un altro narcisista maligno che evidentemente in questa ragazza a un certo punto incontra un rifiuto, incontra una situazione probabilmente legata a qualcosa che lui potrebbe averle fatto e che lei aveva scoperto, perché anche di essere smascherati è un elemento sicuramente da considerare. Non c'era una relazione tra i due, i genitori l'hanno chiarito questo aspetto, quindi era un'amicizia, perché questa era una ragazzina molto disponibile, anche diciamo molto ben voluta da tutti ed estremamente aperta, quindi anche una ragazza che mostrava anche una grande attenzione verso gli altri. Probabilmente anche lui l'ha manipolata, lei ha scoperto qualcosa o comunque sia ha rifiutato qualche tipo di richiesta e a quel punto lui è diventato terribilmente aggressivo e è scoppiata questa lite da cui è discesa l'aggressione che conosciamo. Poi c'è il passaggio per certi versi ancora più sconvolgente, ossia la modalità con cui lui pensa di disfarsi del corpo, che è l'elemento per certi versi più incredibile di questa storia, perché che cosa fa? Nasconde il corpo in una serie di, diciamo, in una coperta, poi con dei sacchi della spazzatura, si procura, perché se l'è procurato lui, un carrello della spesa, non può non rendersi conto che c'è del sangue che chiaramente cola, cosa che notano tutti e la segnalazione arriva proprio per questo. Perché quelle strisce ematiche sì, portano proprio alla porta sì, di casa proprio, sua. La proprio veramente sembra il pollicino dell'orrore praticamente, no? Anziché le moliche di pane, la scia di sangue che lo porta esattamente all'appartamento, addirittura lungo le scale ancora. Quindi lui pensa di disfarsi così della situazione. È allucinante questo elemento, mi dice che è un soggetto che oltre a essere profondamente disturbato dal punto di vista psicologico, probabilmente era anche in uno stato alterato. In uno stato alterato dici tu? Verosimilmente sì, perché ci sono dei video che lui ha pubblicato dove parrebbe fumare delle sostanze stupefacenti anche abbastanza serie. Non parliamo solo di cannabinoidi. Ecco. Barbara Di Palma, vengo da te. Sei lì dalle prime ore di questa mattina. Quando abbiamo visto la notizia ieri, tutti noi siamo rimasti, come dire, increduli e scioccati. Che cosa sta emergendo? Perché di Michelle Maria tutti raccontano una ragazza solare, ben voluta, nel quartiere. Viceversa, cosa dicono di lui? Cosa hai compreso tu stando lì? Allora Alberto, tutti dicono che loro avevano un rapporto di amicizia non nato molto tempo fa, verso aprile-maggio dovrebbero essersi conosciuti, probabilmente la sua migliore amica con la quale ho parlato poco fa si sono conosciuti sui social, glielo ha presentato ma glielo ha presentato solamente come un amico, perché si cerca il movente, capire il perché di questo gesto orribile, della brutalità con la quale Michelle è stata assassinata, quindi si era ipotizzato ad un movente sentimentale. Ma sappiamo che Michelle aveva una relazione seria, era fidanzata con un ragazzo più grande di lui da quasi 2 anni, frequentava casa del suo fidanzato, il suo fidanzato frequentava casa sua, però questo non esclude che ci sia stato da parte del ragazzo che adesso si trova in una comunità in attesa dell'interrogatorio di garanzia che si terrà lunedì molto probabilmente, che ci sia stato magari un approccio che si fosse spinto un po' più in là della semplice amicizia e che lei avesse rifiutato. Le amiche di Michelle, Alberto, dicono che lei era una ragazza solare, disponibile, che aiutava tutti e che forse questo suo atteggiamento potrebbe essere stato in qualche modo frainteso e che era una ragazza combattiva che si è difesa fino alla fine, ma siccome è una ragazzina minuta probabilmente non ha avuto la forza di opporsi a tanta violenza. Abbiamo detto che questi luoghi sono vicini, Alberto, allora questo è il posto dove è stato ritrovato il carrello con all'interno il sacco che conteneva il corpo di Michelle, mentre invece l'abitazione del sospettato, del ragazzo, si trova in questa direzione, alla fine di questa strada, sono solamente 350 metri e le persone che abbiamo sentito questa mattina, i vicini di casa che poi hanno dato l'allarme, lo hanno visto, Alberto, hanno visto questo sacco nero, era fermo giù al pianerottolo che aspettava, perché la sensazione forte della signora Serina, che fra poco sentiremo, è che lui fosse lì ad aspettare. Aspettare cosa, Alberto? Aspettare chi? Perché la sensazione forte è che qualcuno lo abbia aiutato. E allora sentiamo queste testimonianze. Sono le 15:30 di ieri pomeriggio. Alcuni vicini di casa raccontano di aver sentito a un certo punto un tonfo. Come sempre accade in queste storie, soltanto dopo
comprenderanno cosa è successo. È una dinamica che noi raccontiamo spesso. Lì per lì nessuno si allarma, si sente un tonfo, uno pensa che sia caduto un oggetto al piano di sopra o al piano di sotto, ma immaginando che potesse essere una ragazza che magari cade a terra perché ferita a morte, come nel caso della povera Michelle. Una signora, che ora vediamo, racconta che cosa? Che questo ragazzo lo incontra per le scale. Lui è più gentile del solito, dice lei, e ha questo sacco. Questa signora non immagina che nel sacco ci possa essere la povera Michelle, ed era come se lui stesse aspettando qualcuno. Poi si procura un carrello e si disfa del corpo, poco distante da lì. Sentite. Verso le due, io ho sentito una botta, boom, sopra qua. E basta, è un silenzio. A 24 ore dall'omicidio di Maria Michelle, sui gradini delle scale e sui corrimano sono ancora presenti tracce di sangue lasciate dall'assassino mentre cercava di disfarsi del suo corpo. Ieri intorno alle 3:30, ho visto questo ragazzo in corrispondenza del portone con un grande sacco nero. La particolarità di questo sacco era che praticamente alla fine del sacco era come se fosse strappato o comunque tagliato e fuoriuscivano dei vestiti. Il sacco lui lo aveva addosso, no, era appoggiato? Era per terra e tant'è vero che non lo spostava. Io dovevo passare con il passeggino e sono dovuta passare sopra il sacco. Tu in quel momento non ti sei insospettita? In quel momento lui mi ha fatto la domanda, mi ha chiesto se volessi aiuto per portare su il passeggino e io ovviamente gli ho detto di no. Quindi ti ha distratto in qualche modo? Mi ha distratto in qualche modo, però il ragazzo era molto ansioso, si guardava intorno sicuramente, era molto agitato, era molto gentile, cioè questa gentilezza ora che ci penso mi dà un po' di sospetto, diciamo, sì. Tu abiti praticamente sotto l'appartamento, sì, in cui è stata uccisa Michelle. Sì. C'erano stati già dei precedenti, altri no, giorni? No, assolutamente no. Io l'unica, diciamo, discussione che ho sentito è stata quella di martedì. Ho sentito delle grida di pochi secondi fra un ragazzo ed una ragazza. E questo ragazzo che hai visto, sì, lo riconosci? Sai chi è? Se ho una foto potrei sicuramente riconoscerlo. Questa è la foto, lo riconosci? È lui il ragazzo che hai visto con il sacco nero? Sembra lui, sì. Ma era da solo giù? Era da solo. Sì, sì. Che sensazione ti ha dato? Come se aspettasse qualcuno. E, difatti ho saputo che appunto ha trasportato la vittima con il carrello, però il carrello non c'era in quel momento. Tu non lo hai visto? No. Neanche sulla strada? No, assolutamente. Io ho visto solo lui con questo sacco. Niente di più. Roberta, qualcuno potrebbe averlo aiutato o gli avrebbe procurato ma, il carrello? Guarda, astrattamente per... tutto è possibile, ma mi sembra abbastanza improbabile, perché comunque sia, non la zona ci sono diversi supermercati, non è difficile procurarsi un carrello. Io non credo che lui abbia avuto tempo e modo di chiedere di essere aiutato in una situazione del genere, perché se ti fai aiutare, magari non perché per avere un carrello della spesa, ti fai aiutare da qualcuno che può portarvi al cadavere, eventualmente, ma così direi, mi sembra improbabile anche dal punto di vista logico, insomma. Io credo che abbia fatto tutto da solo e che lo abbia fatto in maniera sufficientemente, diciamo, maldestra, insomma, chiamiamolo così. Ma che cosa sta succedendo, Roberta? Perché noi purtroppo stiamo raccontando sempre più spesso di giovanissimi che uccidono apparentemente per futili motivi o senza motivo. No, per futili motivi, e soprattutto, quando va bene, perché a volte non ci sono neanche quelli. Ecco, la sensazione è che non ci sia proprio più il senso della vita, di quanto sia importante una vita umana. Il problema non è il senso della vita, è un problema del senso del limite. Cioè... Stiamo assistendo a un'esplosione dei disturbi di area mentale sia negli adolescenti che nei giovani adulti. Problematiche molto ampie che adesso raggiungono purtroppo un numero impressionante di soggetti che rientrano in questa, diciamo, fascia d'età. Problematiche legate all'ansia, alla depressione, a ideazioni suicidarie, all'autolesionismo e ai disturbi della personalità, soprattutto del cluster B, tra cui disturbo narcisistico e disturbo borderline. Questo vuol dire che c'è purtroppo evidentemente una emergenza di natura genitoriale in primis, cioè questi sono soggetti che non hanno mai sperimentato il limite, che hanno imparato a mentire per ottenere vantaggi e si è cristallizzata quella modalità di funzionamento, quindi sono quasi tutte personalità profondamente disturbate, con genitori
di solito, che... non sto parlando di questo caso perché non lo consiglio, ma diciamo generalmente parlando, estremamente, assenti. Non solo assenti, a volte iperacudenti, a volte troppo disponibili, a volte totalmente inconsistenti. Quella è la strada verso, diciamo, questo tipo di problematiche. Il contenimento manca completamente, la gestione della frustrazione manca completamente. Questo è il prodotto finale. Che ci piace o meno, questa è la realtà. Dobbiamo cominciare davvero a confrontarci con questo problema, perché è destinato ad aumentare.